Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per tutta la Chiesa, che è il Sinodo, un'occasione di ascolto. Il primo passo da fare per ascoltare è quello di mettersi in ascolto di Dio, in ascolto del Signore. Solo l'ascolto di Dio ci permette e ci abilita a diventare ascoltatori dei nostri fratelli. Ma vogliamo davvero questa Eucaristia metterci in ascolto del Signore, della Sua parola? Certamente in questa Eucaristia ci sarà una parola per ciascuno di noi, per ciascuno di voi. Raccogliamola, che possa diventare un seme prezioso nella nostra vita che un giorno porterà frutto. Ci sono dei momenti nella vita in cui l'ascolto è più prezioso di mille parole. Sono degli attimi in cui il silenzio è il luogo in cui può nascere lo sguardo nuovo. Stracci di tempo in cui cogliere come Dio e chiama il Signore. Il Sinodo è uno di questi momenti. Uno di quei momenti in cui cogliere come Dio che chiama la storia. È un luogo teologico attraverso il quale riconoscere, interpretare e scegliere le strade che portano a Dio. Il primo passo per progettare la pastorale giovanile è scegliere il progettista e fidarsi di lui, dei suoi criteri, dei suoi sogni, del suo amore a forma di croce. Questo è un punto importante nel cammino sinodale, per non confondere Dio con le opere di Dio, ciò che si è chiamati ad essere con ciò che si è chiamati a fare, i desideri di Dio con i desideri dell'uomo. Lo scopo del Sinodo è di far emergere la nostalgia di Dio che abita ogni essere umano, e in particolare i giovani. È quello di far scoprire che solo per l'infinito vale la pena dare la vita, perché l'alternativa dà a quelle cose che sono destinate a perire. Dobbiamo scendere sul campo di battaglia per salvare le giovani anime, per custodire la fede dagli attacchi del male, per restituire alla vocazione tutto il suo fascino, la sua grazia e la sua santa seduzione, per svegliare l'anima del mondo. San Giacomo ci deve delle indicazioni preziose per abitare il percorso sinodale, dicendoci che dove c'è gelosia e spirito di contesa c'è disordine e non sapienza. Il discernimento è quindi l'esercizio del dimenticarsi a favore dell'altro e la scelta di vivere la mitezza, la rendevolezza, la misericordia, l'imparzialità, la sincerità, dice San Giacomo, per assicurare una comunione effettiva. Dove il nostro io si impone, il discernimento depone le anime. È inutile vivere il Sinodo se il risultato che cerco è di soddisfare le mie passioni, come ci dice San Giacomo. Lo scopo è quello di prendersi cura dei giovani, intercettando le loro passioni più profonde e tra queste l'inquietudine per Dio. Abbiamo un'occasione preziosa per fare una biopsia alla nostra pastorale giovanile e in particolare al cuore di chi la incarna. Dove si radica la mia passione per i giovani? Dove attingo le forze per condurli alle cime più alte? Andiamo alle radici del nostro lavoro con i giovani e vigiliamo, perché basta poco per trasformare la carità in una pozione che placa e anestetizza l'anima. Se ci giustifichiamo di fronte agli insuccessi perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo già degli sconfitti. L'amore invece è inquieto, è fiume in piena, è impeto, è furore, è lotta estenuante, sprona. L'amore quieto è destinato alla sterilità, imbalsamato perché dal museo è spento. Abbiamo bisogno di anime lottatrici e non di anime che si divertono a giocherellare con Dio, facendo dell'animazione un hobby per passare il sabato o un impegno per silenziare la coscienza. Questo sinodo ci chiede e ti chiede di arruolarti per salvare l'anima dei giovani e per aiutarli a riconoscere, interpretare e scegliere i segni vocazionali con i quali Dio chiama l'uomo. E tu stai vivendo la tua vocazione. Hai colto che alla quale la propria vocazione significa farla marcire? Ecco un'indicazione preziosa per dare spessore e consistenza alla nostra vocazione. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti.
Questa è la Bibbia. La vocazione è servizio. La vocazione è essere primi nell'amore. La vocazione è la vergogna di essere felici da soli. La vocazione vive la liturgia della vita. E sei inimitabile agli occhi dei giovani quando vivi la tua vocazione a tutti i costi, perché solo l'amore è per vivere. Non vi è costo così alto da impedirti di vivere la tua vocazione, fosse anche il costo della tua vita. Il Vangelo di Marco ci regala la metodologia da attuare in questo sinodo sui giovani. Prese un bambino, lo pose in mezzo a loro. Se vogliamo imitare Cristo, dobbiamo mettere in mezzo i giovani, poli al centro, perché ritrovandosi amati diventino amanti. Cristo pose il bambino in mezzo a loro, ovvero al centro della comunità degli apostoli. È Cristo che pone in mezzo bambino, non gli apostoli. È solo con Cristo che riusciremo a porre al centro i giovani. Se agiamo senza Cristo, non riusciremo a porli in mezzo. Gli apostoli non stanno in mezzo, non stanno al centro. In questa scena c'è un'indicazione preziosa per tutta la pastorale giovanile. Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Si tratta di mettere i giovani al centro per accogliere Lui. Mettendo i giovani al centro, possiamo fare l'esperienza di Cristo. Qui c'è in ballo la nostra capacità di accogliere Gesù. Vivere la pastorale giovanile negli oratori e nelle scuole, nelle parrocchie o per la strada, significa in ultima istanza creare le condizioni per incontrare Cristo. Cioè significa che la pastorale giovanile non è primariamente un insieme di attività, quanto un'esperienza spirituale che fa di te un uomo di Dio e dei giovani delle anime fratelli. Abbiamo bisogno di uomini e donne di Dio, se vogliamo che i giovani non siano più orfani di Dio. C'è un altro verbo che deve ridestare la nostra attenzione. Gesù parlò abbracciando. Gesù insegna abbracciando quei bambini. Se le cose stanno così, la pastorale giovanile è una questione relazionale. E l'obiettivo che il Signore deve porsi è di abbracciare i giovani a nome di Cristo. Gesù non mette al centro quel bambino e poi va via, ma sta con lui e parla ai discepoli abbracciando. Potremmo dire che è l'abbraccio che parla, l'amorevolezza, la tenerezza, la sollecitudine, il voler bene sempre. Sono tutti abbracci che parlano di per sé. Le tue azioni comunicano più delle tue parole. I tuoi gesti fa sentire avanti più di mille promesse. Ma ricorda sempre che l'abbraccio più grande Cristo l'ha fatto stando in croce. E se Lui ha fatto così, perché non noi? Anche gli apostoli, come margini, sono stati bambini. Gesù vuol metterti in mezzo affinché tu impari a metterti da parte per porre al centro gli altri. Dobbiamo mettere i giovani al centro, non per lasciarli al centro, ma per far cogliere loro che il luogo in cui sperimentano l'abbraccio della Chiesa è il punto di partenza per abbracciare altri. L'essere amati è il punto da cui partire per quei mari, talvolta tempestosi, in cui vivere da amanti. A te, Signore, ci affidiamo. Donaci di riconoscerti tra le pieghe e le piaghe della storia. Donaci di interpretare i tanti segni che dissegni nelle nostre giornate. Donaci di sceglierti per sempre. Dona il tuo abbraccio a quel bambino che c'è in noi.